Giorgio Napolitano ha ricevuto al Quirinale gli atleti italiani olimpici e paralimpici che parteciperanno ai Giochi di Londra 2012. Il capo dello Stato ha consegnato le bandiere agli alfieri delle due squadre, Valentina Vezzali e Oscar De Pellegrin. In ognuno di noi si accenderà un fuoco dentro e questo fuoco sicuramente ci permetterà di dare il massimo in ogni competizione. Dare il massimo che significa vincere a tutti i costi, perché si può vincere ma si può perdere. Ma l'importante è che ognuno di noi non si abbia nulla da recriminare, ma che si abbia dato tutto quello che si può. Poi si è rivolto a tutti gli atleti azzurri. Contando che si mantiene, voi diventate portatori della nazione italiana. E voi rappresentate questo, la nazione italiana. D'altra parte, cosa sono gli Olimpiadi e le Paralimpiadi? Sono una grande festa delle nazioni. Napolitano si è poi commosso nel ricordare i risultati della nazionale agli europei di calcio, dal pareggio con la Spagna al successo con l'Irlanda. E infine è arrivata la vera e propria vittoria, quei due magnifici gol che hanno fatto colore all'Italia. Quindi non pensi che passa una volta si vince, una volta si perde.